Sì, eccoci qui collegati, perdonate qualche minuto di ritardo, abbiamo un problema tecnico, funziona sempre tutto, poi arrivati al momento della partenza ogni tanto c'è qualche problema, in particolare abbiamo un problema con il computer di Marco Occhetti che è in collegamento, però non riesce ancora a far vedere il suo monitor, pertanto stavamo cercando di risolvere. Buon pomeriggio a tutti, Marco, ci sei? Sì, ci sono. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Bene Marco, allora nel frattempo vedi se riesci a fare un miracolo e a, insomma, a riuscire a condividere il tuo schermo e poi insomma, se non dovessimo riuscirci naturalmente sarai disponibile per intervenire su tutte le domande o comunque i vari ISIN che abbiamo comunque già visto assieme. Grazie naturalmente a chi è già collegato, a chi sta per arrivare in questo pomeriggio. Insomma, di sole almeno per quello che riguarda da queste parti, non so in tutta Italia, ma insomma, finalmente un pomeriggio luminoso. Grazie Mario. Oggi sì, sono in tenuta un po' più professionale e quindi va bene. Allora, parleremo naturalmente di certificati Leonteq, IFG, quindi faremo una carrellata di idee selezionate attraverso sia le novità emesse da Leonteq, sia anche questa è un po' una cosa che faremo oggi per la prima volta, i certificati più acquistati. Questa è una cosa che ho voluto fare assieme a Marco per quest'oggi perché comunque c'è una tendenza da parte degli investitori a seguire anche un po' le indicazioni di quello che fanno gli altri investitori, ma non per un discorso di emulazione, ma perché se qualcuno compra un qualcosa, probabilmente qualche motivo ci deve essere. E pertanto abbiamo scelto di fare anche una dettagliata panoramica di quelli che sono i certificati più acquistati. Parleremo anche di certificati autocallable su singolo sottostante e poi naturalmente torneremo eventualmente anche sulla combinazione sulle combinazioni dei certificati e le call su fondi. Ne abbiamo parlato diffusamente con Pietro Saccomandi nel precedente appuntamento, ma se ci sarà tempo e modo lo faremo anche oggi. Insomma, ci sono tante cose. Prima di iniziare, vi ricordo che il webinar è in fase di registrazione, pertanto sarà possibile rivederlo. Quindi grazie Emanuele che me lo hai ricordato. Sarà possibile rivederlo da domani sul nostro canale Telegram di certificati e derivati, dove appunto ci sono tutta una serie di informazioni, naturalmente anche la registrazione di questo webinar, quindi molto importante. Potete fare domande, anzi vi invito naturalmente a partecipare attivamente, come già fate abitualmente, quindi non c'è bisogno che ve lo ricordi, ma può esserci sempre qualcuno che partecipa per la prima volta, anzi credo che sia anche abbastanza probabile. Pertanto, se così dovesse essere, sappiate che è possibile interagire, potete fare domande, cercheremo di dare le risposte a gran parte delle domande. Il problema è che quando sono domande a cui si può dare una risposta immediata, ok, altrimenti se sono analisi di codici ISIN, visto anche l'abbondanza di idee che tipicamente andiamo a raccontare, si può fare un po' più di difficoltà. E come abbiamo già fatto magari nei mesi scorsi, se sono tanti gli ISIN che dobbiamo ancora raccontare, poi realizziamo un PDF che pubblichiamo sul canale Telegram. Questo è un po' l'agenda di questo webinar. Prima di dare il via e quindi di iniziare un rapido passaggio su quanto sta accadendo, innanzitutto mentre cercavamo di collegarci ho visto passare una notizia che riguarda Amazon, che insomma c'è qualcosa adesso a proposito dell'antitrust sulla vendita, quindi sui prezzi, quindi vedo che Amazon scende ai minimi della giornata, adesso accusata dall'antitrust di violazioni a Washington, quindi non so Amazon cosa stia facendo in questo preciso momento, possiamo andare a dare un'occhiata, però insomma, sta evidentemente un po' risentendo di questa notizia, anche se questo è un prezzo di qualche minuto fa, quindi dopo eventualmente andiamo a vedere. Per il resto, da un punto di vista così di mercato, come sta chiudendo, anzi come ha chiuso in realtà questa giornata, il solito commento di una giornata, devo dire, un po' noiosa, ecco, sotto questo punto di vista, sarà che ci eravamo abituati a un po' più di oscillazioni, un po' più di volatilità, oggi non ci sono stati grandi spunti, l'oscillazione giornaliera del FTSE MIB è stata di 140 punti, quindi uno 0,065%,
è una chiusura che al momento è praticamente flat 0,11, più o meno la stessa dinamica sugli altri mercati. Anche l'indice Nasdaq, vediamo il future, meno 0,09, anche qui l'oscillazione devo dire abbastanza ridotta. Qualche tema un po' più accentuato. Insomma, partenza molto positiva per i titoli tecnologici, in particolare qualche titolo, ad esempio Tesla era partita nuovamente bene, NIO un rialzo del 4,5%, totalmente azzerato, siamo a più 0,15%. Viceversa, altre dinamiche vedo sul petrolio, un po' pesanti oggi i titoli petroliferi, nonostante il petrolio tutto sommato riesca a mantenersi, siamo in rialzo dello 0,27%, però chiusure pesanti per Tenaris, meno 1,97%, Total meno 1,82%, Repsol meno 1,67%. Sui titoli un po' meno, diciamo, anzi un po' più volatili, ad esempio oggi c'è Coinbase che rimbalza del 4%, Coinbase aveva toccato i minimi qualche seduta fa. E ricordiamo Coinbase, titolo legato un po' al tema delle criptovalute, il principale exchange di cripto, e quindi oggi rimbalza bene, più 4% a $234,40. Plug Power più 1,71. Molto bene anche Bumble, che è un titolo anche questo di recenti quotazioni di certificati, adesso indipendentemente dall'emittente, ma insomma un titolo che un po' io ho visto la notizia prima, rimbalza dell'8%, ma aveva toccato i minimi, e questo un po' le storie. Bene, conosciutissimi entrambi, Antonello, va bene. Allora, Leontech ha qualcosa sulle aziende che investono sulla produzione di idrogeno, e quindi rivolgerò la domanda a Marco fra poco. Ultimamente sono andati in autocollo una serie di certificati a rendimento fisso e prevista una nuova emissione a breve. Anche questa è una domanda interessante che rivolgerei a Marco a proposito dei certificati con cedola fissa. E poi per Emanuele abbiamo appunto risposto la possibilità di poter rivedere il webinar. Va bene, allora Marco, tu ci sei? Sì, ci sono. Ok, perfetto. Allora, io direi che a questo punto possiamo partire. Ci sono un po' di temi, no, che possiamo vedere assieme. E faccio un po' un riassunto delle cose che potremmo vedere assieme. Quindi le call su fondi sono un tema che abbiamo già trattato, quindi io me lo terrei, se tu sei d'accordo, magari per un po' più avanti. Poi ci sono degli autocallable su no, singolo sottostante, che quindi eliminano un po' il rischio di correlazione. E poi questa analisi sui certificati più acquistati, quindi un elenco di certificati. Io, dato che non credo che tu possa dirigere il monitor, ma tu mi vedi? Tu lo vedi il monitor? Io al momento vedo te, quindi Ok, nel quindi momento non in vedi cui me. vai a fare lo sharing del monitor, secondo me ti riesco a seguire. L'ho già, lo, la brutta notizia è che lo sto già facendo, quindi purtroppo devo. Guarda, provo a togliere dal mio webcam, Sì, vediamo no, se ora è. eventualmente. Ah, ok, perfetto. Ora riesco a seguirti con lo sharing dello Ok, schermo. Mi fantastico. scuso col Ok. pubblico, il mio Mac. Oggi è completamente in palla e non riusciamo praticamente a farlo partire. Ci stiamo provando, vediamo se durante il webinar riusciamo a risolvere la cosa, ma non c'è problema. Dai, guidi tu. Ce la... Ecco. Allora, Allora, dimmi io che cosa possiamo, da dove vogliamo partirei partire. sicuramente diciamo queste due nuove, chiamiamole rubriche che abbiamo inserito sul sito. Sì. Quindi una è la combinazione di certificati e due sono i Sì. prodotti più scambiati. Perfetto. Ah, partiamo dalla Perché combinazione di certificati a questo va punto. benissimo, Ok. perché tra l'altro vanno un pochino a braccetto queste due rubriche, fondamentalmente perché noi pensiamo sempre un pochino di metterci nei panni dell'investitore, no? Che arriva sul nostro sito web. Cerca delle soluzioni di investimento. È chiaro che quando si va sul cerca prodotti e si trovano all'incirca 800 prodotti su cui da analizzare, non è sempre semplice poi riuscire a trovare un qualcosa. Chiaramente i più esperti ormai conosceranno il nostro sito a menadito come i nostri prodotti e si sapranno sicuramente muovere benissimo. Ecco, magari chi è un pochino meno abituato al prodotto B, al nostro sito, magari come dire, ha bisogno di qualche spunto in più. Ecco. E quindi entrambe queste
Queste rubriche sono proprio volte o diciamo pensate per questo obiettivo. Questa è sicuramente più quantitativa come approccio. Allora, da dove partiamo? Partiamo dalla possibilità di mostrare un portafoglio potenziale costruito in maniera completamente quantitativa. Per quale motivo? Perché noi, come Leontech, non possiamo fare advisory finanziaria di nessun tipo, non possiamo consigliare sugli investimenti, possiamo emettere e dall'altra parte possiamo utilizzare la matematica, quindi o la statistica. Per cui che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato questo, diciamo, esercizio quantitativo in cui andiamo a selezionare, quindi se scorriamo sotto, quindi parliamo non dall'output finale, ma partiamo prima dalle regole, le vedete, eccole qui, quindi in maniera molto semplice, fondamentalmente andiamo a selezionare un pool di prodotti, quindi emessi sia da Leontech che da IFG, valuta euro. Per non complicare troppo le cose, ma in ogni caso sono la gran parte dei prodotti che abbiamo, quotati da Sedex e TLX da almeno 3 mesi, perché almeno abbiamo un periodo di osservazione utile, con barriera di protezione almeno del 30%, che sia europea o con dei lien close. Quindi continuum osservata sulla scadenza, sulla chiusura di ogni giorno e con leggo male Pierre, che Ah qui è sì, piccolo. il prezzo di chiusura è Prezzo di pari inferiore al chiusura. 100%, sì. Prezzo di chiusura esatto, al di sotto di 1000 euro del prezzo di emissione. Per cui Ho Che ingrandito un po', cosa? eh? Così magari Sì, lo vedi. ma adesso mi hanno Ok. portato un computer in cui vedo il tuo video. Adesso non so Ok. perché non mi riesco a collegare, probabilmente perché. Sì, ho provato ad assegnarti il controllo del monitor, ma forse su quest'altro. Guarda, qui c'è un. Provo un attimo, faccio un tentativo al volo. Non so, da qualche parte ti dovrebbe essere comparso un invito a condividere lo schermo, non so su quale. Eccolo, dai che forse ce la facciamo. Vedo il tuo. Quindi se apri il sito riesci a condividere il tuo monitor. Nel frattempo, che Perfetto. tu fai questa operazione. Leggo intanto qualche domanda che è arrivata. Innanzitutto Paolo ci dice che se possiamo spiegare poi bene il concetto di linearità col sottostante per quello che riguarda gli outperformance. Poi Davide ci chiede se possiamo raccontare bene il funzionamento dei nuovi certificati su single stocks con barriera daily on close, quindi emessi da IFG. E questo è. Insomma, le due domande che sono arrivate nel frattempo. E poi, quindi ecco, le domande sono fondamentalmente quella di Antonello sui certificati legati alla produzione di idrogeno, poi i nuovi certificati a cedola fissa, quindi cedola incondizionata, i nuovi IFG su single stocks e poi gli outperformance. Queste sono le quattro cose che ci dobbiamo ricordare di rispondere. Vedo che Bene, sei partito, vai. ce la dovremmo fare. Allora, vado sulle combinazioni dove eravamo precedentemente. Per Sì. cui, ecco, dicevamo, queste sono le regole fondamentalmente su cui abbiamo impostato questa analisi. Ok, dopodiché, chiaramente, dobbiamo arrivare poi a un output. Quindi l'output di questo esercizio da che cosa è rappresentato? Effettivamente è rappresentato da questo grafico. Quindi da una parte in basso vedete, quindi tutti questi pallini gialli che cosa sono? Sono tutte le possibili combinazioni da quattro certificati che abbiamo ottenuto con questo esercizio. Quindi oltretutto nelle regole un altro punto fondamentale qual è? È quello di non avere mai lo stesso sottostante ripetuto in più di un certificato. Vedo spesso portafogli con svariate
svariati prodotti su magari classiconi, no? Intesa, Eni, Enel, UniCredit. Ecco, ovviamente ognuno può gestire, diciamo, l'allocazione del proprio portafoglio come meglio crede. È ovvio che meno ripetiamo gli stessi sottostanti sui vari portafogli e meno rischiamo di concentrare il rischio su questi stessi sottostanti. Perché, esempio, quattro prodotti, tutti e quattro con dentro Intesa San Paolo, Intesa mi fa almeno 60%, io ho il 100% dei miei certificati che fanno almeno 60%, perché probabilmente sarà il peggiore di questi sottostanti. Quindi ecco, sempre fare attenzione alla diversificazione. Per cui il primo, diciamo, abbiamo individuato tre basket. Chiaramente il basket più interessante è il primo basket. Per quale motivo? Il primo basket è la risultante tra, diciamo, un'ottimizzazione, cioè, la minor volatilità possibile con il maggior rendimento possibile. Ed è effettivamente il puntino rosso che vediamo sullo schermo. Quindi eccoci qui sui dettagli di questo basket. Combinazione numero 1, rendimento medio atteso annualizzato dell'8,85. Che cosa significa? Significa che nel caso in cui vengano pagate tutte le cedole di questi prodotti si arriverebbe a un rendimento dell'8,85, volatilità realizzata del 4,79. Come la misuriamo? Abbiamo bisogno almeno dei 3 mesi di quotazione che ci dicevo precedentemente per andare a misurare la volatilità realizzata di ognuno dei prodotti, quindi non dei sottostanti, ma come effettivamente i prodotti si stanno muovendo e quanto sono volatili. Quindi andiamo ad ottenere una volatilità realizzata di questo basket del 4,79%, piuttosto conservativa. Durata media attesa in anni, questo è un calcolo di nuovo matematico molto un po' più complicato perché essendo tutti prodotti autocall, diciamo che deve andare a fare una valutazione di quando da un punto di vista matematico, secondo il modello, potranno essere richiamati. Quindi l'orizzonte temporale di questa combinazione è effettivamente di un anno. Andiamo a vederli brevemente. Un Continental al 6% di rendimento con barriera al 60%, un Cisco System, General Electric e Pinterest con un bel 12% di rendimento e un 55% di barriera, un 8% su ING, Intesa, Kering e Unilever, qui non c'è la barriera perché è un low strike al 60%, e per ultimo un Lo strike, Eni. Marco, è specifico solamente quello che viene comunemente chiamato airbag, no? Quindi quella struttura un po' più protettiva. Più protettiva esattamente al 60%, e per ultimo Enel Ferragamo Telecom Italia 8% di rendimento con 60%. Poi chiaramente cliccando possiamo tranquillamente andare a vedere poi la pagina specifica di ogni singolo prodotto e andare a vedere i vari dettagli. Non mi soffermerei sui vari dettagli dei singoli prodotti che gli ascoltatori possono tranquillamente analizzare da soli, ma ecco il punto che volevamo far notare è proprio questo, no? Quindi, come vedete, un portafoglio piuttosto diversificato con dei nomi europei, italiani e anche americani, quindi chiaramente la non possibilità di ripetere un sottostante ci obbliga a allargare un pochino l'orizzonte di investimento e a includere non solo titoli italiani. Io sono un grande supporter di questo e vedremo invece nella seconda proposta, quindi la rubrica dei prodotti più scambiati, come insomma gli italiani continuano ad essere concentrati sui titoli italiani, però Stavo ecco. facendo proprio questa considerazione, Marco, mi hai letto nel pensiero, la stavo guardando mentre parlavi, ho fatto esattamente questo tipo di considerazione, quindi fra poco ci Esatto. arriviamo. Quindi spero che,
come dire, questo spunto, sicuramente è giusto investire dove ci sentiamo più confidenti e più preparati. Con questo, magari questo esercizio qui ci porta a guardare anche qualche prodotto che magari non avremmo considerato e quindi ci apre un pochino di più le prospettive di investimento. Se passiamo al secondo, la seconda e terza combinazione, allora la seconda combinazione è il più alto rendimento medio atteso annuo, per cui da un punto di vista grafico non andiamo più a valutare la volatilità, ma andiamo solamente a valutare il rendimento maggiore che otteniamo da questo esercizio. E a fronte, vedete, di una volatilità rizzata del 14,4 rispetto al basket precedente che era solo al 4,79, abbiamo comunque un pick up di rendimento, arriviamo al 10,74 di rendimento. Componenti interessanti altrettanto, Daimler, Ferrari, Tesla, chiaramente qui arriva un Tesla decisamente più volatile, con barriera al 60% e cedola al 10%, Bouygues, Qualcomm, Telecom Italia all'8%, Cisco, GE e Pinterest, questo ritorna al 12 proprio perché sembra essere un ottimo prodotto, no? A livello di rischio rendimento e quindi è rappresentato in vari basket. E poi invece un BPM, Eni, Expedia, Netflix, ST Micro, anche questo un 5 nomi, quindi sicuramente più volatile. E per questo porta il basket a una volatilità realizzata maggiore. Qui durata media attesa 1,59 anni, sì, un anno e mezzo fondamentalmente. Combinazione 3 invece la più conservativa, quindi a livello grafico andiamo a vederla, è questa qui. Quindi anche qui non andiamo a fare un ratio rischio-rendimento, ma puramente a questo punto rischio, cioè qual è la combinazione meno rischiosa possibile da un punto di vista matematico in questo momento ed è effettivamente questo. Quindi 5,70 di rendimento medio atteso, volatilità realizzata del 4,24, un 82 di rendimento medio con questi vari titoli. Ora, chiaramente sono puramente tre spunti, no? Se io personalmente dovessi andare a scegliere tra questi tre basket, sicuramente andrei su quell'ottimizzato. Per quale motivo? Perché il puntino rosso è da una parte nella parte più bassa della volatilità, vediamo che qui parliamo tra un range tra il 4 e il 6%, sono molto vicino alla combinazione meno volatile di tutte, quindi al puntino blu, ma a fronte di quella che è un rendimento del 4 e qualcosa per cento, qui a poco più di volatilità balziamo a più del doppio di rendimento. Dall'altra parte, perché spostarmi da una volatilità all'incirca del 5% con un rendimento del più o meno del 9%, cosa mi permette un aumento della volatilità? Se mi porto al limite, quindi in zona 14-15%, ho un pick up di rendimento di un paio di punti percentuali. Probabilmente non è così conveniente aumentare così tanto il rischio. Quindi ecco, questa è comunque una proposta, diciamo, come dire, di indicazione di un esercizio matematico che potrebbe darci qualche indicazione in più su come selezionare alcuni dei prodotti. Marco, se posso, volevo far vedere, poi ci sono un paio di domande intanto, e volevo far vedere un attimo il mio monitor, poi ti ritorno a te. Uno dei certificati che hai nella combinazione, quello con Tesla, Daimler e Ferrari, e stavo guardando, praticamente mi aveva, anche grazie a un paio di domande, insomma un paio di considerazioni, sono andato a guardare un po' più nel dettaglio e insomma guardandolo ho visto che ci sono diversi motivi di interesse. Naturalmente voi l'avete messo lì per portafoglio, no? Perché comunque o meglio, combinazione dei certificati, però
Se ne approfitto, volevo far vedere una cosa. Attualmente, intanto partiamo dal prezzo, 960,30 l'ultimo Io non prezzo libero. vedo, il tuo schermo. E... Non so se. No, però si dovrebbe vedere. Se qualcuno mi dà conferma che si veda il mio, così Ok. poi proseguo e magari è solamente un problema, intanto te lo, ti ritorno poi il Oggi va monitor. Sì, tutto si vede. storto. Sì, va bene, dai, mi dicono che si vede. Comunque, Ok. tanto ti ritorno da te. Sì, no. 960,30 il prezzo, il certificato, quel 10% di cedola condizionata, lo paga attraverso cedole trimestrali del 2,50 condizionate a una barriera al 60%, premio con memoria, possibilità di rimborso anticipato che scatta da questo mese, in particolare fra 3 giorni, cioè il 28, quindi venerdì. Ora, così, volevo vedere un attimo con voi questa situazione. Daimler più 35%, quindi per ora diremmo che sta abbastanza al riparo. Tesla più 2,51, tra l'altro anche uno strike basso su Tesla, 585 dollari, basso rispetto ai massimi, intendiamo. Quindi 585 dollari e attualmente siamo un po' sopra, siamo a 600. Ferrari, siamo invece appena sotto. 2,20 punti al di sotto. Quindi il 28 maggio, quindi fra 3 giorni, se Ferrari recupera lo strike e Tesla rimane sopra, il certificato rimborsa 1000 più 25 euro, quindi totale 1025. Oggi si acquistava a 960, quindi sono 7 punti percentuali circa da fare in 3 giorni se Ferrari fa il 2,5 di salita. Se però non dovesse essere, perché magari Ferrari non sale, il certificato paga la cedola del 2,5 e va avanti. E come vedete c'è lo schema poi agosto, novembre e il trigger che decresce in linea con le caratteristiche tipiche dei certificati di Leonteq. E quindi certificato che ha una doppia valenza, no? In ottica sia di combinazione di portafoglio sia in ottica di breve. Se poi lo guardiamo sull'analisi scenario a scadenza, 56 punti percentuali di rendimento a scadenza, e per ora la scadenza è lunga, però fino a meno 39% del worst off che è Ferrari. Dopodiché è anche, insomma, lineare, non la voglio definire a sconto, ma comunque è lineare su quello che è il rimborso. Quindi certificato che potrebbe essere interessante, sì, l'ISIN ce lo stanno chiedendo, CH 057 977 3943. Questo per quanto riguarda questo certificato, so, che mi sembrava meritevole di considerazione sia sul breve che poi, come dicevamo, anche nella combinazione. Adesso ti ritorno il monitor, Marco, nel frattempo te lo riassegno. E ti leggo un paio di considerazioni sulle combinazioni di portafoglio. Allora, innanzitutto, l'avevano già fatto, ma te lo rigiro, l'invito eventualmente a creare dei benchmark, dei tracker su questi panieri, quindi su queste combinazioni, potrebbe essere un'idea. Cioè, una volta che avete creato una combinazione, poi magari strutturare un tracker, non lo so quanto possa avere, diciamo, senso, ma comunque potrebbe averlo, che uno si compra direttamente un replicante di tutta la strategia. E questa te l'ho girata. Interessante, ringrazio. Iniziamo a vedere un pochino la risposta che riceviamo su questi titoli, quindi se effettivamente vediamo, come dire, interesse da parte del pubblico, vediamo che vengono acquistati con interesse, allora potremo eventualmente considerarlo. Non è semplicissimo da strutturare, però ci stiamo già pensando. Sì, anche perché allora, correggimi Marco, credo che il certificato che replica i certificati sia una cosa che forse Borsa sta iniziando a valutare positivamente per la quotazione, quindi qui dovresti replicare le strategie sottostanti ai vari certificati, forse non i certificati stessi. Non lo so. Diciamo che il problema che cos'è? Che poi sono prodotti autocallable e quindi se un certificato viene richiamato i tre rimarrebbero. Tra l'altro un punto importante che vorrei menzionare, questo calcolo lo rifacciamo su base mensile. Quindi ogni mese vedrete un aggiornamento più o meno nel 10-15 del mese.
riaggiorniamo queste combinazioni, perché chiaramente ogni mese i prezzi cambiano, i portafogli cambiano, le volatilità cambiano, e quindi una volta al mese rifacciamo questo calcolo. E tra l'altro, per chi è iscritto alla nostra mailing list, effettivamente inviamo una notifica di mail dicendo sono uscite le nuove combinazioni di certificati. Oh, l'altra domanda, Marco, invece, come mai nelle combinazioni non ci sono i certificati su indici, di solito con rendimento 5-6%, nel senso, è per questo mese o è una... non credo sia un filtro a monte, no? No, no, assolutamente. Se non sbaglio, lo scorso mese era Forse questo presente scorso. un prodotto su S&P ed Eurostoxx, e probabilmente questo mese non sono presenti, forse perché magari sono andati i prodotti, magari papabili, sono andati sopra i 1000 di prezzo, e quindi chiaramente li escludiamo. Perché li escludiamo? Perché insomma, la tendenza è quella dell'investitore di comprare a 1000 o al di sotto. Si può anche comprare sopra i 1000, non c'è dubbio, però molto spesso poi il margine di guadagno al di sopra dei 1000 si schiaccia, ecco, per cui preferiamo Certo. utilizzare questo come filtro. Ok. Allora, Marco, a questo punto che vogliamo dare magari qualche risposta prima di passare ai certificati più Sì? acquistati? Ok. Allora, le domande te le ricordo erano la prima, IFG ha emesso dei certificati su single stocks con barriera daily on close. Puoi spiegare il funzionamento? Quindi magari partiamo da lì. Prendiamone uno, magari a titolo di esempio, se hai già in mente, naturalmente, altrimenti nel frattempo mi cerco io un ISIN. No, vedo che già ce l'hai, perfetto. Quindi il tema è IFG come emittente, certificato su singolo sottostante con la barriera daily on close, che vuol dire che è una barriera americana, però osservata solo in chiusura di giornata. Corretto. Allora, domanda molto interessante e grazie per questo. Quindi ci anticipate una delle cose di cui volevamo parlare. Dunque, tipologia di barriere. Barriera europea o discreta osservata unicamente a scadenza. Quindi che cosa significa? Significa che qualsiasi cosa succeda durante la vita del prodotto, fondamentalmente per la barriera è irrilevante, si osserva solamente a scadenza. Questa invece è una barriera continua, quindi ha un profilo di rischio effettivamente differente, cioè la barriera viene osservata su base giornaliera sul prezzo di chiusura. Quindi chiaramente, fin tanto che non c'è un crollo di mercato, siamo tra piuttosto tranquilli. A fronte di un crollo di mercato importante e quindi della violazione della barriera al di sotto del meno 50% di performance, praticamente questa barriera verrebbe annullata, quindi non ci sarebbe più poi successivamente a questo effetto evento barriera una barriera di protezione, quindi una barriera presente, piuttosto conservativa, perché a livello di performance siamo a una barriera del 50% rispetto allo strike iniziale, però dall'altra parte è una protezione più debole rispetto alla barriera discreta o a scadenza. Questo che cosa ci permette? Ci permette di creare un profilo di rischio un pochino diverso, un prodotto un pochino diverso, perché a oggi se prezzassi un titolo a 3 anni solamente su UniCredit con barriera europea al 50%, probabilmente otterrei un rendimento del 1,5-2%, perché le volatilità non sono così importanti in questo momento, anzi, i titoli bancari, tra l'altro, sono in un rally estremamente positivo, quindi le volatilità stanno crollando e quindi non ci permetterebbe di arrivare a questi stessi livelli. Quindi piuttosto che fare un prodotto a barriera magari del 70% con barriera discreta, abbiamo preferito proporre qualcosa di un pochino differente, quindi barriera continua daily on close meno 50% con un rendimento del 7% su base annua.
Spero di essere stato Sei chiaro, stato chiaro? Pierpaolo. Sì, credo proprio di sì, insomma, il Very good. funzionamento. Quindi, se vogliamo andare a vedere il prodotto, allora, prima di tutto IFG come emittente, ricordate IFG Banca Svizzera, nostra partner di emissione, però rischio emittente completamente differente rispetto a Leonteq. Ottimo rating perché è un singolo A. Tra l'altro, se volete vedere i dettagli poi dell'emittente del rating, si va sul term sheet che possiamo scaricare e andiamo nella parte emittente. Eccoci qua, issuer IFG International Finance, garantito da IFG International Zurich con rating singola A per Fitch Negative Outlook, per Moody's A3 con Stable Outlook. Ricordiamo invece Leonteq ha un rating leggermente inferiore di BBB minus. Per quale motivo? IFG è fondamentalmente una banca privata, poiché sia IFG International Finance o IFG International Zurigo, è la holding finanziaria che detiene IFG Bank, che è una banca privata, quindi è un business molto, direi, molto stabile, di gestione di capitali. Non hanno livelli di leva, mutui, prestiti, corporate di ogni tipo e quindi piuttosto conservativo. Per cui 3 anni di rendimento, titoli in euro, come detto, barriera al 50% daily on close, quindi sulla chiusura, 3 anni di scadenza. Rendimento 7% su base annua con trigger cedola al 50 e con classico autocall trigger che parte dopo a novembre 2021 e poi ogni quarter prima rimane stabile fino a maggio e da agosto 2022 inizia a scendere dal 95 e conclude al 90%. Questo è Ok, questo è uno insomma dei uno dei certificati. prodotti, esattamente. Tra l'altro, stiamo lavorando sul sito tra i vari filtri su cui poter andare a selezionare i prodotti, dove inseriremo effettivamente tipologia di barriera, quindi non solo livello di barriera, ma tipologia. Quindi si potrà andare a selezionare se barriera discreta o barriera continua. Ecco, così sarà anche tutto più semplice e più chiaro per Ecco, l'investitore. Marco, una domanda che ritengo estremamente interessante questa, perché la dinamica sulla barriera è questa. Cioè, se la barriera viene infranta, io perdo le cedole e il rimborso diventa lineare col sottostante? Allora, le cedole no, perché le cedole praticamente vengono comunque osservate su di data in data. Quindi ovviamente c'è un effetto memoria, quindi le cedole funzionano esattamente come se fosse un prodotto standard, perché anche fossi al di sotto della barriera per una cedola, essendoci l'effetto memoria, l'osservazione successiva, se mi trovo al di sopra del livello meno 50, recupero quella cedola più le cedole precedenti. Quindi, diciamo meccanica cedola identica agli altri prodotti, solamente invece nel caso in cui scendessi al di sopra del meno 50, a quel punto lì non ho più protezione di barriera e sono esposto uno a uno alla performance del sottostante. Quindi Chiaramente, io. magari si va sul meno 50 durante la vita del prodotto, poi nel caso in cui il titolo rimbalzasse, si può tranquillamente recuperare eventualmente anche nel caso in cui ritornasse al di sopra del suo livello iniziale. Ecco, questo è, credo che sia importante da sottolineare come differenza rispetto ai bonus. Ad esempio, il bonus, un bonus cap, un certificato che ha una Corretto. barriera americana, se rompe la barriera tu perdi sia la protezione del capitale sia il diritto a ricevere il bonus. Quindi se poi il sottostante ritorna al di sopra della barriera a scadenza, ad esempio chiude a meno 40, tu ricevi un rimborso di 60, finisce lì. Qui invece comunque i premi cedolari del 7%. Se ad esempio per la scadenza Unicredit chiudesse a meno 40%, tu riceveresti 60 di capitale, però a quel punto 21 euro
visto che il prodotto dura 3 anni, quindi 7 euro l'anno, diciamo 210 in questo caso è stato su 1000, di cedole, quindi alla fine diventa un prodotto che protegge un po' di più rispetto a un classico bonus, quindi la struttura della barriera americana associata al capitale ma non alle cedole permette comunque di avere una perdita minore se poi recupera la barriera dopo averla rotta. Va bene. Giustissimo. Grazie Marco. Allora, vogliamo vedere, perché siamo andati avanti, vogliamo vedere invece i certificati più scambiati? Sì, allora torniamo sulla home page e sulla pagina qui a sinistra vedete qui combinazione di certificati e da pochissimo abbiamo inserito certificati più acquistati. Perché? Ah, benissimo. Eccola, bello. Fantastico. Ah sì, perché mi Perché sei in parte inglese. in inglese, mentre invece se riselezioniamo su italiano è un bug che stiamo riparando, l'abbiamo già notato, però Vabbè, basta però hai fatto ripetere. bene, guarda, non volendo l'hai fatto proprio in diretta. Quindi se non vi si apre, perché magari avete il sito loggato in quel momento su quell'inglese. Quindi portatelo in italiano e si apre la pagina. Esattamente. Allora, qui vedete lista dei 10 prodotti più acquistati nell'ultima settimana. Vedete anche le specifiche delle date, quindi dal 17 al 21. Su base settimanale andremo a riaggiornare questa tabella. Come dicevamo precedentemente, se guardi Infatti, a questa proposito dei titoli settimana italiani. è proprio, come dire, traumatica per la mia velleità di voler diversificare un po' i portafogli degli italiani, sono tutti, tranne ecco forse questo Daimler, Ferrari, Tesla, sono tutti decisamente italiani. La scorsa settimana ne avevamo un paio su stock americani che diversificavano un pochino. Con questo, a parte, come dire, questi miei commenti sulla diversificazione, altro spunto direi altrettanto interessante per chi magari o vuole vedere che cosa sta succedendo e magari seguire un trend di qualcun altro o avere uno spunto differente, ecco, per cui andare a vedere cosa in questo momento viene acquistato maggiormente dal pubblico. Non è detto che questo rappresenti il miglior, come dire, la miglior soluzione di investimento, A, perché le condizioni cambiano, quindi quello è il primo punto fondamentale, no? Per cui andiamo a prendere il primo prodotto. Tra l'altro stiamo inserendo i link, al momento non funzionano ancora, quindi devo solamente ricopiarlo e ecco, Oh, tra metto. l'altro, nel frattempo, Marco, una domanda che ti faccio io, qual è? Sono i certificati più acquistati o i certificati più scambiati? Cioè, nel senso, in quei volumi ci possono stare anche le vendite o solo quello che hanno comprato da Ma voi? sono il netto di acquisti e vendite, quindi sono i più acquistati. Ok. Quindi solo Assolutamente. quelli che sono stati acquistati, poi tra l'altro da voi o anche tra retail? No, no, Sì. no, noi non Solo da voi. acquistiamo No, nulla. nel senso, no, perdonami, acquistati Ok. colpendo la vostra Colpendo il lettera. market maker, colpendo il Ecco, market quello maker. intendevo. Sì, Ok. assolutamente. Perché non riusciamo a scaricare dai sistemi pubblici i dettagli sui volumi, sì, certamente, ma non tra bid e offer, è molto No, no, ma è difficile meglio, eh. Cioè, meglio scandirli. così. Certo, Cioè, quindi è più affidabile, fondamentalmente. anche perché, cioè, un certificato costa pure 10 milioni di euro in un giorno, ma se lo Certo, passano di però. mano 100 retail e poi. Bravissimo, no, no, questi sono fondamentalmente i maggior volumi in acquisto. E questo è un esempio, nel senso sicuramente interessante questo prodotto, è sicuramente il più acquistato, però vediamo che ha una lettera 1022, cioè probabilmente già scappato un pochino di prezzo. Quindi questo per ricollegarmi a quello che dicevo, sì, è il più scambiato, magari negli ultimi 2 o 3 giorni intesa. Mi ha fatto un ulteriore passo avanti e quindi il prezzo si è un po' spostato. Quindi facciamo attenzione e teniamo sempre d'occhio le condizioni.
Andiamo a vederlo a 3 anni di vita, lanciato a novembre 2020, barriera al 60%, solo a scadenza. Abbiamo detto ENI Intesa, entrambi decisamente sopra la pari. Cedola del 9%, stacca quindi un 22,5 su base periodica. Il 24 agosto pagherà un altro 22,5, ma se noi lo andiamo a pagare 22,20 ci lascia ben poco di guadagno. La probabilità di autocolla a questo punto è molto alta con entrambi i titoli al di sopra dello strike. E andiamo a vedere. Ah beh, però la prima data, scusate, la prima data di acquisto, scusate, di autocolla è il 24 novembre 2021, quindi effettivamente abbiamo ancora due cedole a disposizione. Quindi agosto potrebbe pagare, anzi, pagherà il 22,5, novembre pagherà un altro 22,5, quindi sì. È ancora, come dire, No, ma ti dirò considerato. di più, Marco, che è una cosa che non puoi vedere da qui, ma la stavo controllando io, che in realtà la cedola di maggio è stata rilevata ieri, ancora non è stata staccata dal prezzo. Quindi, Bravissimo, giustissimo. se uno aspetta lo stacco che avverrà dopodomani, lo compra a 1000 e a quel punto sono 5 punti puliti. E sono 5 punti puliti. Assolutamente sì. Voilà. Quindi diciamo è più bello di quello che poteva sembrare guardando il prezzo sopra la pari. E tutti e due sopra strike, quindi ad oggi, anche considerati i dividendi già staccati da parte sia di Eni che di Intesa, sono stati staccati lunedì, quindi questi sono prezzi al netto di quelli che saranno i dividendi da staccare. Quindi 16 punti per Eni, 23 per Intesa, prezzo attuale 1023, ma ci sono, come dicevamo, tre cedole su questo prezzo in realtà, perché questa di maggio verrà staccata il 27, quindi in realtà anche domani quoterà così, ma si avrà diritto a ricevere la cedola dei 22 e mezzo di maggio. Grazie dell'osservazione, quindi assolutamente considerabile e interessante. Se ritorniamo indietro, così possiamo andare a vedere e selezionare eventualmente gli altri prodotti. Il secondo più acquistato, questo CNH Industrial, vediamo se qui oggi col computer proprio Pierpaolo non vado d'accordo. Proviamo a vedere se ce lo copia, ma non ce lo copia, e quindi non vorrei Sì, niente. però prima eri riuscito comunque. Eccoci Te l'ho qua, detto? piano piano. Te l'ho detto? CH, ecco, dai. Ce la faccio. Perfetto. Voilà. Quindi, secondo prodotto, situazione decisamente differente. Vediamo subito una lettera 881, quindi di spazio al rialzo ce n'è tantissimo. Qui andremo sicuramente a trovare dei sottostanti con performance negativa. Ecco, quindi profilo di rischio molto diverso. Prodotto lanciato a settembre 2019, scadenza settembre 2022, barriera al 60%. Ecco, vedete un Leonardo che è al 4,73% della barriera. Approccio molto diverso, ma altrettanto interessante. Per quale motivo? Perché se fossi piuttosto positivo su Leonardo e mi aspettassi un recupero del titolo, magari anche solo minimo, o una stabilità di prezzo, visto che l'oil, come dicevamo precedentemente, si è riportato in zona piuttosto sostenuta al di sopra dei 65. E Leonardo, poi su cosa sono specializzati Pierpaolo? Su infrastruttura? Sì, diciamo così, Esatto, infrastrutture aerospaziali anche un infrastrutture po'. aerospaziali, assolutamente. Che cosa si potrebbe dire? Si potrebbe dire invece di acquistare direttamente in maniera direzionale l'azione Leonardo, vado ad acquistare questo certificato. Perché? Perché se tra settembre 2022, se si trovasse in questa posizione, da un 8,81 di rendimento, io incasserei 1000 perché sarei al di sopra della barriera. In più, oltre a un guadagno a conto capitale, avrei anche un interessante guadagno a livello cedola. Per quale motivo? Perché ci paga un 1% al mese,
Vedete, su maggio, non probabilmente il titolo Leonardo era al di sotto della barriera cedola del meno 40 e quindi non è stata pagata la cedola, la memoria ha funzionato, quindi c'è anche l'effetto memoria che ci aiuta, quindi avrei un eventuale 1% al mese di rendimento con anche un auto call trigger discendente. Probabilmente qui non ci aiuta tanto, no? Perché scendendo solo al meno 10, il titolo avrebbe piuttosto spinta. Ecco, però approccio molto diverso, no? Come vedete, andare a comprare un prodotto a sconto con un bet sicuramente più aggressivo, però con un rendimento atteso di questo investimento del 12 punti più o meno di recupero su capitale più 12 punti su base annua del rendimento cedola. Sì, certo, questo effettivamente non so quanti. Sì, Paolo, ma prima Marco diceva maggio, ma del 2020 ha fatto vedere poi il recupero, quindi no, quella del 2021 l'ha pagata. No, allora, qui è. Sì, no, ma era corretto quello che avevi detto tu. Stavi leggendo maggio, solo sembrava che stessimo parlando di adesso. Scusate. Sono No, no, rimasto no, indietro no. e vedete Esatto. ancora di più, esatto, qui c'è tutto il non pagamento, ho visto il vuoto, pensavo fosse oggi. Maggio 2021 è entrato con 9 cedole in memoria e poi adesso ha ripreso assolutamente il pagamento, scusate. Guarda Marco, questo qui sinceramente chi lo sta comprando lo sta facendo in un'ottica proprio recovery, puntando sulla salita di Leonardo, perché guardando un po' l'analisi di scenario, è vero che si può guadagnare il 32% cedole incluse fino a meno 5% di Leonardo da adesso. Il problema è che se Leonardo perde più del 5% si perde il 32%, quindi proprio uno deve essere convinto. Ma invece il terzo, Marco, quello ce n'è uno che mi piace, il terzo della. Cioè, lo stavo guardando mentre parlavi, devo dire che insomma, è di quelli che forse non si guadagna tantissimo, però per fare un po' un ponte da qui ad agosto con un po' di rendimento, anche per le caratteristiche dei sottostanti. Andiamo a vedere subito Eni Stellantis Unicredit, 1012 in lettera, lanciato da pochissimo, febbraio 21, scadenza febbraio 25, barriera almeno 40 solamente a scadenza. Vediamo qui chiaramente Eni 48% il peggiore di distanza dalla barriera, quindi tutti largamente al di sopra dello strike. Una bellissima cedola del 12% su base annua. E allora andiamo a vedere un pochino lo schema. Qui si parla di prima data di osservazione in agosto 2021, quindi abbiamo ancora giugno, luglio, agosto, un 3% probabilmente di cedola. Il trigger rimane sempre a 100 per parecchio tempo, poi scenderà. Diciamo comunque probabilità di essere richiamati piuttosto alta e qui magari invece una correzione del mercato aiuterebbe invece chi rimarrebbe ben soddisfatto di rimanere investito e continuare a incassare la cedola, però sì, assolutamente, ecco, prezzo ancora 1012 in lettera, per cui anche venissimo richiamati alla prima osservazione monetizzeremmo almeno fondamentalmente due cedole dell'1%. Sì, Giusto? due qualcosa, sì, perché è 1030, poi alla fine 1030 lo compri a 1011, 1012. 1012, alla fine insomma sono 2 punti da qui ad agosto con buone probabilità di rimborso, ma se poi non dovesse essere profonda anche la barriera. Quindi comunque mi sembra di vedere, anche guardando un po' gli altri, e poi naturalmente adesso se dedichiamo qualche minuto magari a. Agli altri temi. Esatto, quello che vuoi. Comunque, se si può andare a vedere questa tabella, mi sembra di aver visto che la maggior parte siano comunque idee che stanno lì lì, insomma, intorno ai 1000, magari che hanno comunque buone probabilità di rimborsare anticipatamente da qui a 2 o 3 mesi. Forse ecco, l'attenzione di chi compra i certificati si sta spostando molto su queste idee di breve, no? Quindi poter sfruttare l'autocall da qui a 3-4 mesi, magari guadagnando non tantissimo, però rimanendo sul mercato a quel punto per meno tempo. Va bene, allora, Marco, sull'idrogeno ti ricordi se c'è qualcosa?
Sì, su quello allora di... su idrogeno, così riprendiamo un'altra rubrica che invece abbiamo creato da poco tempo. Andiamo sui certificati tracker. Ok. Eccoci. E tra i certificati tracker che abbiamo a disposizione, effettivamente abbiamo questo fondamentalmente Hydrogen Technology Index. Ora, è un tracker, quindi piuttosto semplice come prodotto, l'abbiamo lanciato da poco tempo, molto interesse sul prodotto, dal momento del lancio c'è stata una correzione del mercato abbastanza importante, direi anche un pochino legata al, diciamo, ai nomi tech, o nomi un pochino più volatili. Quindi ecco, nel caso in cui ci sia interesse da parte del pubblico su questo tema potrebbe essere sicuramente uno strumento interessante. Ricordiamo, rispetto a un ETF, chiaramente funzionano meglio a livello fiscale perché i certificati sono fiscalmente più efficienti. Se vogliamo avere qualche informazione in più su che cos'è esattamente questo H2 Technology Index, abbiamo inserito, come sugli altri tracker, l'Index Guideline Publication, quindi si va su il sito di LIX. LIX è l'Index Calculator, è un index provider come, allora, qua non parlo assolutamente tedesco, clicco una cella a caso, però grazie al Vabbè, era per cielo. accettare i cookie, dai, non ti è successo Sì, nulla. esatto, Okay. ci siamo riusciti. Se riusciamo a cliccare English, a questo punto riusciamo ad accedere al sito. Che succede? Niente, oggi proprio non siamo fortunati. Riproviamo. Vabbè, insomma, comunque lo possiamo vedere qui, insomma, le linee dell'indice, dai. Questo, il Assolutamente. certificato è un replicante, quindi è un tracker su, ecco, questo magari se riusciamo a vedere che aziende ha come sottostante il tracker su Sì, H2. allora rimango, voilà, qui c'è Eccoli. tutta la lista, il sito è fatto molto bene, per cui si possono scaricare le guidelines, quindi tutta la meccanica del sito, vedere tutte le varie, i vari sottostanti, sono molto specializzati e molto particolari, per cui comunque ecco, c'è una totale accessibilità dei dati, ripeto, ci riprovo. E in ogni caso si possono scaricare anche, niente, oggi non siamo fortunati, normalmente si possono scaricare anche le index guidelines e tutto il resto, quindi tutta la documentazione relativa all'indice. Ritornando indietro sui tracker, li scorriamo brevemente perché sicuramente sono dei temi interessanti, tra l'altro li abbiamo tutti lanciati all'incirca 2 mesi fa, tranne vabbè, l'ultimo che è il Swiss Market Selection Index, l'abbiamo lanciato già da un paio d'anni, quindi per quello la performance. Alcuni su base 100, altri su base 1000. Quindi vedete subito come questo purtroppo sul breve ha performato bene, ma chissà, magari è un'occasione di entrata. Altri temi interessanti: electronic gaming, cloud computing, robotics and automation, online security, organic food. E poi Nasdaq 100, FTSE MIB, S&P 500, Eurostoxx e DAX, tutti semplicissimi, sono tracker di indici. Null'altro che questo, ma di nuovo fiscalmente efficienti rispetto agli ETF, mentre invece su Nasdaq ed S&P molto interessante perché come vedete sono quotati in euro e sono quanto euro. Quindi struttura semplicissima, ma possibilità di investire sul Nasdaq 100 in euro senza alcun rischio cambio. Mentre invece molti ETF sono sì sul Nasdaq 100 in euro, ma composite, cioè su ogni giorno viene poi moltiplicata
la performance dell'index con la performance FX dell'euro-dollaro, per cui è come se lo si compra in euro, ma è come se ci si prendesse comunque il rischio cambio euro-dollaro. Un punto molto interessante che volevo fare, ho già visto, ho già analizzato, questo titolo qua sugli ICE ECX emission. Che cos'è? Sulle CO2 emissioni europee. Anche qui un tracker semplicissimo perché noi andiamo a fare il tracking del Futures DEC 2022 quotato sull'ICE, appunto il mercato specifico per questi sottostanti. A parte una breve correzione della scorsa settimana, diciamo che da quando è partito marzo 2021 ci ha dato delle grandissime performance. Alcuni colleghi l'hanno comprato proprio su prezzo di emissione, io sono poi entrato in zona 113, ma per il momento continuo a essere piuttosto soddisfatto. Da studiare con attenzione il sottostante, si parla di CO2 emission, è un argomento molto importante collegato fondamentalmente alla volontà dell'Europa di decarbonizzare l'Europa entro il 2050. Quindi che cosa significa? Che le emissioni, chi vorrà emettere dovrà andare a comprare questi green certificates. Ogni azienda ha un'allocazione iniziale in base alla sua specificità di attività, ma più di tanto non si potrà inquinare, quindi chi vorrà inquinare di più sarà costretto a pagare. Quindi le aspettative del mercato è che questi titoli, queste CO2 emissions, più passerà il tempo, più ci avvicineremo al 2050, più continueranno a salire in maniera continua. E che poi è un tema questo molto, molto sentito anche per quanto riguarda, insomma, l'andamento di Tesla degli ultimi 2 anni e di quello che può essere il prossimo futuro, no? Anche se riguarda magari in questo caso Tesla non europea, ma comunque il tema appunto delle emissioni. Cioè riguardava Sì, perché l'animale, se vogliamo. Tesla, ricordiamo cosa ha fatto l'anno scorso, 1,5 milioni di profit vendendo tutti i suoi Carbon Emission Certificate americani, perché loro probabilmente come automotive ne hanno a disposizione, ma poi non producendo macchine a combustione riescono a mantenerli tutti e quindi li possono vendere sul mercato. E infatti l'hanno venduti poi a tutte le compagnie principali, da Stellantis, Daimler, BMW, che poi hanno detto, insomma, si stanno attrezzando forse per il 2021, ma sicuramente il 2022 non ne avranno bisogno. Da qui anche un po', diciamo, una rivisitazione al ribasso di quello che può essere il target di Tesla, che non avendo più questi introiti potrebbe far più fatica a rimanere in linea con gli ultimi bilanci, che poi erano fondamentalmente per gran parte fatti proprio da qua, dai crediti e dall'altra parte dal Bitcoin. Ma comunque, va bene, questo si sa. E, Marco, abbiamo veramente, siamo un po' lunghi, però ci sono due domande. Una era di Paolo e l'altra è arrivata adesso di Stefano. A proposito degli outperformance, ti do un ISIN e così ti dico. Intanto CH0599, CH0599 560130. Quindi si tratta dei certificati outperformance, questo è sul FTSE MIB, dopodiché ce ne sono anche un altro paio. Le domande sono: come funziona la partecipazione in leva? Quindi se funziona solo al rialzo, anche al ribasso, se è una vera e propria leva, e il concetto della linearità. Assolutamente sì. Allora, funziona su tutti gli outperformance la leva normalmente solamente al rialzo. Quindi l'idea è quella di dare come dire, un valore aggiunto rispetto a un puro tracker. Per cui in questo caso, se vogliamo andarlo a vedere anche all'interno della documentazione sul term sheet. Quindi outperformance certificate sul FTSE MIB, andiamo a vedere scadenza 3 anni 2024, participation 150%, ma scenario 1 nel caso in cui si stia below the initial level, quindi al di sotto del livello iniziale, si incasserà final fixing level su initial fixing level.
Quindi uno a uno il movimento del sottostante. Quindi se il sottostante Fuzzimib ha fatto meno 20, cioè facciamo un esempio numerico, siamo partiti da 100, a scadenza si troverà 80, incasseremo 80 diviso 100, cioè 80. Mentre invece nella formula vedete come quindi questa participation del 150% rientra solamente nella formula in caso di risultato positivo. Quindi se si sarà al di sopra, quindi above the initial fixing level, si riceverà questa formula, cioè 100%, quindi 1.000 euro investiti, più la partecipazione moltiplicata per la performance, cioè final level meno initial su initial. Quindi se la performance sarà del, esempio, più 20%, questo più 20% verrà moltiplicato per participation, cioè per 1.5, quindi andremo a incassare il 100% investito più il 30% di performance, quindi un 10% in più rispetto al 20% del sottostante. Quindi leva unicamente al rialzo e non al ribasso. Nuova tipologia di prodotti che effettivamente abbiamo lanciato ultimamente, li ritroviamo anche andando su cerca prodotti, andiamo nelle famiglie. Beh, qui è rimasto selezionato questo, quindi andiamo a deselezionarlo, andiamo su tipi di prodotti, certificato outperformance, 12 prodotti, clicchiamo e così li otteniamo tutti. E c'è un po' di tutto, outperformance con cap. A questo punto ha anche un cap sull'upside, invece tutti gli altri direi che sono tutti certificati outperformance e possono essere sia su fondi super interessanti. Questo, beh, lo ricordiamo, è il nostro vecchio PIMCO Income con 500% di performance al rialzo che chiaramente è esploso a livello di prezzo. Questo l'abbiamo emesso sul PIMCO Income da pochissimo tempo, questi due, uno è a 3 anni, l'altro a 5 anni, 300% di performance sul upside, vedete. Quindi un titolo fixed income, il PIMCO Income è un fondo estremamente conservativo e molto stabile, però con un 300% di performance al rialzo potrebbe essere, ecco, una allocation interessante all'interno di un portafoglio. In più, di nuovo, fiscalmente efficiente rispetto all'investimento diretto sul fondo sottostante. Marco, prendo un attimo il monitor e rubo 2 minuti, poi ti lascio la chiusura. Perché ci sono ancora, c'è molta curiosità su questa struttura outperformance. Con l'analisi di scenario che vedete qui dovrebbe essere un po' più chiaro, ma voglio approfittare anche un po' per spiegare cosa avviene nel durante. Ah, il certificato è quello che ci ha fatto vedere Marco, quindi emesso a 1.000 euro, 150% di partecipazione al rialzo, nessun cap, strike iniziale 24.636 punti di Fuzzimib, attualmente siamo a più 1,25%. Questa è l'analisi di scenario, il certificato quota 1.000 euro, 1.003. Quindi, se a scadenza l'indice, vedete, fa più 20, noi facciamo più 31 al netto di queste piccole differenze tra prezzo di acquisto e il valore dell'indice, ma proprio sui decimali. Quindi a più 20 facciamo più 31, a più 30 facciamo più 45 e così via andando su. A meno 10 perdiamo il 9,17, ma comunque è circa il 10%. Quindi è come se fosse un ETF che al di sotto dello strike iniziale perde esattamente come l'indice, al di sopra lo moltiplica per una volta e mezza. È fiscalmente efficiente, giustamente, vabbè, allora è troppo bello, che cosa che non va? Dunque, due cose, non che non vanno, ma quantomeno le sappiamo. La prima, chiaramente in questo caso non riceviamo i dividendi del FTSE MIB, cosa che eventualmente potremmo prendere con un ETF. Qui non li riceviamo, vengono poi trasformati in una partecipazione in leva. Ma l'altra cosa fondamentale che mi permette di rispondere a una domanda di Stefano. Adesso l'indice è sullo strike, il certificato è, diciamo, sul nominale. Supponiamo che fra 15 giorni l'indice faccia più 10%. Il certificato non fa più 15% adesso.
Perché? Perché questa partecipazione in leva agisce prevalentemente verso la scadenza e si perfeziona proprio alla scadenza. Adesso che mancano 3 anni alla scadenza, se l'indice fa più 10, il certificato probabilmente fa più 10, fa più 10,1, proprio se il delta è leggermente superiore a 1, ma certo non fa più 15%. Quindi non è, perché sennò sarebbe troppo bello, cioè uno già aveva immaginato, no? Compro questo certificato, mi vendo magari il FTSE MIB, un future su FIB, e che succede? Che praticamente se scendono vado in pari al netto dei costi, se sale guadagno la differenza. No, nel breve non fa così. Quindi nel breve si muove linearmente, poi man mano che passa il tempo naturalmente va in leva. Quindi se ora l'indice va a 25,5 e poi ritorna indietro, praticamente torna indietro linearmente adesso. Ma se noi compriamo oggi il Pinco che sta a 1800 e ora il Pinco perde il 7%, e lì si perde più del 7% perché torna indietro, lì poi c'è una Lì vai partecipazione. a leva 3, Ed è qui, assolutamente, esatto. perché è talmente in demand quel prodotto, non questo qui, che Sì, abbiamo sì, sì. che ho io in sovrimpressione, ma quello che sta a 1800, perché? Perché il fondo ha fatto il più 30, più 40, quello che ha fatto, più 30, ah, scusami, Sì, riprendo. ti riprendo, ti ridò il monitor. Quindi questo qui no, perché appunto, quindi la leva, come giustamente dici tu, parte dallo strike, quindi da oggi. Su questo prodotto siamo praticamente sui livelli di strike, anzi esattamente lì, e quindi benissimo. Se fossimo già un più 20% in demani, il prodotto a quel punto lì andrebbe. Allora, qua scendiamo un pochino più nei dettagli, Pierpaolo. Si dovrebbe parlare di delta di una call option. Dunque, il delta di una call option è la sensibilità del prezzo della call al variare del sottostante. Diciamo che non servono aspettare i 5 anni per ottenere questa sensitivity, ma sicuramente serve o un po' del passare del tempo o una performance positiva, perché se il sottostante fa più 20, la probabilità che la call option sarà in demani aumenta e quindi il suo delta aumenta. Però è un concetto, se volete andare a guardare qualcosa su Wikipedia, delta di un'opzione e come funziona. Se volete facciamo poi un webinar specifico su questo. Va bene, dai Marco, ci fermiamo a questo punto. Grazie naturalmente anche di questo ultimo passaggio un pochino più tecnico. E comunque mi sembra che siamo riusciti a toccare un bel po' di argomenti, forse non siamo riusciti a vedere proprio tutto, ma comunque abbiamo avuto diversi momenti anche di difficoltà, Marco, soprattutto, anzi grazie perché sei stato stoico e hai resistito anche alle difficoltà tecniche. E se vuoi lasciare qualche messaggio in chiusura e ci fermiamo. Sì, vi ringrazio, grazie a te Pierpaolo, è sempre un piacere. Come sempre, se avete domande o dubbi, scriveteci o chiamateci, trovate i nostri contatti su Contattaci, e qui il nostro numero di telefono e qui il nostro indirizzo email, siamo a vostra disposizione. E se avete interesse a iscrivervi alle nostre mailing list e non siete ancora iscritte, inviateci pure il vostro indirizzo mail e noi ogni lunedì inviamo la mailing list con le nuove missioni e gli ultimi prodotti emessi nelle ultime 2 o 3 settimane. Benissimo, grazie, grazie Marco. A questo punto ci aggiorniamo noi al prossimo webinar di giugno. Grazie ancora a te, a tutti coloro che hanno partecipato, anche ben oltre l'orario e buona serata a tutti. Arrivederci.